Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Raffaella Fico riceve un commento molto critico proprio dalla sua bambina. Ecco cosa ha combinato la donna di Così imbarazzante. Raffaella Fico è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Oggi si districa come ospite in diversi programmi televisivi. Inoltre, è una delle professioniste del reality, avendo partecipato a un numero spropositato di questi programmi come ad esempio l'Isola dei Famosi, Tale e Quale Show e il GF VIP. In merito al lavoro, la ragazza ha commentato: "Ogni esperienza mi ha lasciato qualcosa di importante, lo stesso Tale e Quale Show, un programma comunque impegnativo. Il GF è stato quello che mi ha dato la possibilità di lavorare, di farmi conoscere. L'Isola dei Famosi è stata una prova di sopravvivenza con me stessa, che ti fa capire veramente cosa significa non avere nulla. Le ricordo tutte con piacere, anni fa e fece molto scalpore la sua relazione con Balotelli che ha portato alla nascita della loro meravigliosa bambina. Sulla relazione con il calciatore, Raffaella ha detto: "Un amore importante che ho vissuto in gioventù, sicuramente diverso da quelli vissuti dopo. Ero nel pieno del mio periodo lavorativo e ho dovuto fare anche tante rinunce che ho fatto con la consapevolezza di volerle fare. Ora a parlare è proprio la figlia che umilia la mamma. Ecco che cos'è successo tra le due e cosa ha combinato Raffaella Fico." Il commento della figlia di Raffaella Fico. La figlia di Raffaella Fico e Balotelli ha oramai quasi 10 anni e spesso guarda la televisione come le sue coetanee. Di recente, sua madre è stata nel programma Back to School. Proprio da qui è partito il commento della bambina. Infatti, la showgirl ha raccontato: "Back to school? L'ho preso in maniera molto ironica. È vero che si tratta dell'esame scolastico di quinta elementare, ma è pur sempre un gioco. All'inizio è stato un po' traumatico tornare alle elementari. Pur sapendo che mia figlia va alle elementari, la maggior parte delle domande che mi sono state fatte, io con mia figlia le avevo già ripetute, solo che in quel momento ti viene un blocco e ti viene il panico. Mia figlia mi ha detto: "Mamma, ma non ti vergogni, queste cose le hai ripetute con me." Le ho risposto: "Amore, la non prenderla così, è un gioco. Ma secondo te la mamma non le sapeva queste cose?" Il sogno oggi di Raffaella Fico. Oggi che è più grande, Raffaella Fico non ha smesso di desiderare il successo televisivo che non è arrivato in modo continuo. Ha detto in un'intervista: "Il mio sogno è sempre stato quello del mondo dello spettacolo. In punta di piedi ci sono riuscita. Nella vita non si smette mai di sognare e voglio continuare a farlo. Non mi sono pentita di essere tornata al Grande Fratello. Anzi, l'ho fatto in maniera più consapevole, più matura. È stata un'esperienza totalmente diversa dalla prima. All'epoca del primo GF ero una ragazzina, ero spaesata. Questa l'ho fatta con una maturità e uno spirito diverso. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video."
listen.